Io non dimentico mai la parola di Peppino e di Vittorio. Mi devi tagliare la testa e non posso dire, non mena n'Ave Maria se presente lui davanti a me. Io lo definirei un eroe di quei tempi, perché è riuscito a far avere dei diritti ai lavoratori che prima non avevano mai avuto. Io credo che lui è stato uno dei padri proprio del meridione, se vogliamo, perché se siamo quello che siamo oggi, forse è grazie a lui. È stato un uomo forte proprio perché, nelle sue condizioni, non ha abbandonato mai lo studio, ha capito che lo studio era forza, era libertà. Giuseppe Di Vittorio, quando compra il vocabolario, diciamo noi che siamo i braccianti della cafoneria, diciamo perché non hai comprato carne e maccheroni che ci saziavamo? Lui dice alla fame siamo abituati, è all'ignoranza che non siamo abituati, perché la fame dipende proprio dall'ignoranza. Se noi supereremo questa ignoranza, supereremo anche i problemi di fame. Giuseppe Di Vittorio era, per quanto riguarda me, era la voce del popolo. Eroe proprio del nostro tempo. Cioè, una specie di modello, una sorta di modello per noi. Invece di dormire, lui cominciava a studiare col lumino. La figura di Vittorio sarebbe un grande esempio per una grande parte dei giovani di oggi, perché specialmente a Cerignola diciamo che non c'è una grande voglia di studiare. Però noi siamo qui e facciamo una piccola eccezione, cerchiamo di fare la nostra parte. Vittorio fu un riferimento fondamentale per milioni di persone, direi soprattutto di quelle più povere. Veniva a Di Vittorio questo suo modo di essere, dalla sua formazione, che fece prima dell'avvento del fascismo nella sua terra, in Puglia, accanto ai braccianti e ai cafoni della sua terra. Giuseppe Di Vittorio nasce da una famiglia di braccianti poveri. Lui stesso non arriva oltre la seconda elementare dopo la morte del padre, quando lui ha poco più di 7 anni, il che lo costringe a lavorare in campagna, a smettere di studiare, che per lui è un dolore che si porterà presso per tutta la vita. È difficile, se non impossibile, capire Di Vittorio e parlarne senza avere un quadro di quelle che erano le condizioni dei braccianti agricoli di Cerignola. Gli uomini prendevano 5 lire, i giovani prendevano 4 lire e noi ragazzi, che lavoravamo 12-13 ore al giorno, 0,5 centesimi, cioè una lira e mezza al giorno. Fu assunto per raccogliere i piselli, ma preso come tutti i ragazzi, un po' dagli uccelli che volavano, dagli alberi che frusciavano, dal vento e da altre cose, non ne raccolse molti di piselli. Tornato a casa, portò pochi soldi alla madre e la prima cosa che apprese è che non bisognava distrarsi durante il lavoro. Fu quella che lui chiamò la prima lezione di economia politica. E non è che si lavorava 4-5 ore, si lavorava da 12 a 13 ore. Da sole a sole, come ricordava spesso Di Vittorio, cioè dall'alba al tramonto. A poco
da lavoratore di masseria è diventato un bracciante. C'è uno che zappava la terra, uno che si impegnava nei vigneti. Questa acqua sale di cui tanto si parla ancora oggi consisteva in pane raffermo molto duro, ammorbidito con acqua calda, e si passava sopra un po' d'olio. Una croce d'olio. Si bagnava il pane e si mangiava. Lui racconta a volte che, girando per una bancarella a Bari, si comprò un vocabolario. E lui incominciava a leggere. La sera tardi, mentre tutti gli altri dormivano, incomincia ad inviare le prime corrispondenze all'Internazionale di Parma, con la preghiera di rinviargli l'articolo, sottolineando gli errori che lui aveva compiuto per poterli correggere. E andava sempre con un giornale in tasca, andava sempre con un libro dietro e veniva in campagna a lavorare. Mentre si lavorava, noi eravamo a scherzare, noi eravamo giovani che giocavamo, invece lui era sempre con la testa su un libro o con la testa su un giornale. Fare di tutto per istruirsi, fare di tutto per poter conquistarsi una dignità, poter contare di più in quella società che era una società di quasi tutti analfabeti, che era una società arretrata. Tant'è che a Cerignola, ma non solo a Cerignola, anche nel resto della Puglia, gli eccidi proletari erano un fatto all'ordine del giorno. Dagli eccidi proletari nasce la frattura politica, psicologica, culturale tra il mondo del lavoro meridionale e lo Stato liberale e Giolitti. Lui ricorderà l'episodio di questo suo giovanissimo amico Ambrogio, che viene colpito da una pallottola, intitolando il Circolo Giovanile Socialista nel novembre del 1910 ad indirizzo sindacalista rivoluzionario, Circolo 14 maggio 1904. Per lui il sindacalismo rivoluzionario significa che i lavoratori del Sud, con le loro caratteristiche, si autoemancipano e che la mediazione politico-parlamentare tipica del riformismo del centro-nord nel Sud non può essere applicata. Di Vittorio intuisce questo e su questo, nella sua fase giovanile, costruisce la sua grande esperienza di mobilitazione e di riscatto degli ultimi, delle masse più sfruttate del lavoro. Quindi le prime lotte, da quelle di avere un po' più di olio sull'acqua sale, come la chiamavano, alla conquista delle 9 ore di lavoro, dell'organizzazione, li portò poi a mettersi insieme a un gruppo di giovani di Cerignola, non solo braccianti, ma in maggioranza braccianti, a creare il Circolo Giovanile Socialista di Cerignola. La prima rivendicazione è stata quella di fare una campagna contro l'analfabetismo e di andare a centinaia di braccianti sotto le finestre del sindaco per rivendicare una scuola serale. Perché il problema della dignità non era solo la miseria, non era solo la fame, le condizioni di lavoro, era veramente per come erano giudicati, per quel poco che contavano, per la volontà di venire fuori da questa condizione di umiliazione. I contadini, quando vedevano il padrone, anche alla distanza di 30 metri, si toglievano il cappello. Buongiorno, non dovete togliervi più la coppola, caso è questo, cioè non dovete togliere più il cappello di fronte a nessuno. Perché voi siete uguali agli altri. Di Vittorio ha lavorato solamente per il benessere dei lavoratori. E quello vuol dire questo, e girava con la moto bicicletta rossa, con carrozzina a fianco, portava sempre un compagno assieme. E quando facevo i comizi per Pinto Vittorio non c'era bisogno di microfono. La voce sosa si andava a chilometri lontani. E Cerignola si raccoglieva tutto in solo pugno.
L'esperienza sindacale di Vittorio, che già in tenerissima età, quasi bambino per così dire, partecipa alle prime lotte dei Cafoni e che poi già a 19 anni dirige la Camera del Lavoro di Minervino Murge e poi rimarrà praticamente sempre legato alle strutture sindacali pugliesi, è appunto una esperienza che ha assimilato il significato che la sindacalizzazione ha per il riscatto del lavoro, e cioè la contrattazione, l'unità dei lavoratori, lo sciopero, la lotta. Mia madre faceva parte del circolo giovanile socialista, avevo 2 anni meno di lui, quindi parliamo di ragazzi. E quindi è lì che si conobbero giovanissimi. E da allora non si sono lasciati mai, sono stati fidanzati 11 anni e si sono sposati a Cerignola con una grande festa di tutto il paese. La crisi del dopoguerra in Italia, come è noto, fu particolarmente aspra e dolorosa. Gli agrari danno sistematicità ad una reazione armata, organizzata, squadristica. Diventano i grandi incubatori del movimento fascista. Ne sono gli ispiratori, i finanziatori, ma soprattutto sono coloro che danno a questo movimento un significato sociale, cioè quello di divenire lo strumento che rompe il potere delle strutture sindacali nei luoghi di lavoro, nelle campagne. Quando le forze del lavoro, organizzate sempre più potentemente, intaccavano più profondamente i privilegi dei grandi agrari, dei grandi latifondisti, per realizzare questo progresso a cui, in un discorso di questo genere, si può appena accennare, queste forze della reazione dissero: no, basta, non si può più andare avanti. Anche a costo di fermare il progresso agricolo, economico, civile, generale dell'Italia, bisognava fermare il movimento delle forze del lavoro, il movimento degli operai, il movimento dei contadini. E questo si poteva ottenere soltanto con la forza. E venne la forza, venne il fascismo, e cercò di annientare tutto il nostro movimento. Bruciò le leghe, le cooperative, le camere del lavoro, i comuni democratici. Di Vittorio è stato qui, in questa cella, nel 1919. Era stato arrestato per uno sciopero molto duro, sanguinoso anche. E da allora Di Vittorio spesso poi è tornato ancora, lo hanno perseguitato sempre. Siamo al 19, è tornato ancora un'altra volta in carcere, nel 21 anche. I suoi amici e compagni della Camera del Lavoro di Cerignola gli scrissero una lettera che lui ricevette in carcere, nella quale gli dicevano: tu devi essere candidato, perché in questo modo sei libero, ma soprattutto la tua candidatura diventa una candidatura di protesta. E da questa cella venne eletta deputata con le elezioni. Pensate un po', di Vittorio deputata, si scatenò la città. Vennero qui, me lo dissero dopo, poi me lo raccontò anche lui. Appena uscito lo messero di spalle, lo portarono in una piazzetta un po' più lontana di qua e gli fecero fare un comizio. Le donne, non avendo, essendo una cosa improvvisata, non avevano bandiere,
raccolsero per i campi dei papaveri rossi, ne fecero dei mazzetti e salutarono così l'uscita di Peppino deputato. E si è fatto un nome già da bambino, no? Lui era... non sapevo né leggere né scrivere. È andato avanti, che dopo è diventato, non so che era diventato. La prima volta che ho conosciuto a Devettari. Devettari. Amici, compagni, com'è bella la nostra missione, com'è gloriosa, luminosa, affascinante la nostra missione. Noi vogliamo progredire e qualche cosa l'abbiamo fatto. Un poco abbiamo progredito, siamo tutti animati da un desiderio, direi esplodente, di progredire ancora, di avanzare, e avanzeremo, lo vogliono o non lo vogliono, avanzeremo. L'orario di lavoro l'ha portato alla zappare, prima erano 8 euro e lui l'ha portato a 5 euro. A zappare, oltre ore di lavoro di più. Ad ascoltarlo c'erano parecchi, tra i quali il ministro dell'agricoltura dell'epoca. A un certo momento Di Vittorio parlò della fatica terribile di questi braccianti agricoli, molti dei quali, disse Di Vittorio in quel discorso, sono piegati in due per via del lavoro di zappa che fanno. Hanno la schiena ricurva e rimangono così per gli ultimi anni della loro vita. A quel punto il ministro volle interromperlo per dire: ma è molto più pesante lavorare di vanga che di zappa. Di Vittorio si interruppe un attimo e gli rispose: lei sta parlando con uno che ha adoperato sia la vanga che la zappa. E le posso assicurare che la zappa è molto più pesante e più dura della vanga. Il mondo del lavoro in Italia aveva metabolizzato la violenza. Il sindacato è sostanzialmente la trasformazione della violenza in forza. Il fascismo riconduce invece i termini della questione politica italiana dalla forza alla violenza. E il mondo del lavoro italiano è inerme. Tant'è vero che il fascismo in pochissimo tempo smantella sistematicamente, militarmente, tutte le postazioni di forza che i lavoratori avevano conquistato. Bisogna tenere presente che nel 1921 il fascismo, con Caradonna alla testa, era già molto sviluppato a Cerignola ed in Puglia. Dopo le prime lotte cruenti contro gli attacchi fascisti, si sa bene tutta la battaglia attorno alla Camera del Lavoro di Bari. Ebbene, mia madre in quella situazione drammatica diede la luce proprio nella Camera del Lavoro mentre i fascisti sparavano mio fratello Vindice. E certo questo fu un episodio che ha segnato anche la salute di mia madre, che era piuttosto fragile. Nell'agosto del 22 si tenta di arginare con una protesta che vedeva unite tutte le forze sindacali e politiche democratiche antifasciste lo sconfinamento che il fascismo stava avendo un po' in tutte le regioni d'Italia. Lo sciopero fallisce in realtà e spiana la via a Mussolini e alla sua marcia su Roma. Lo sciopero legalitario chiude effettivamente la stagione liberale del mondo del lavoro. Siamo entrati in una fase in cui non c'è più lo Stato di diritto, ma ripeto, c'è la violenza che sostituisce forza e diritto. Conosco a Caradonna, che l'ho visto come un uomo semplice, è stato un vedente a Cerignola, è stato l'organizzatore di tutti i fasci. Di Vittorio sceglie il comunismo non solo per la rivoluzione, ma perché l'esperienza sindacale gli dimostra. Lui ha fatto la resistenza armata a Bari Vecchia contro le milizie fasciste, gli dimostra come il sindacato è uno strumento non idoneo a sconfiggere il fascismo sul terreno militare. E manu militari solo un organismo come il Partito Comunista era in grado di combatterlo con efficacia. L'esilio a cui Di Vittorio venne condannato col pretesto
che non essendo stato eletto a Cerignola, poiché era stato eletto soprattutto a Bari, lui non poteva mettere più piede a Cerignola. Quindi una condanna in contumacia di 12 anni dal Tribunale Speciale, Tribunale Fascista, che condannava per il solo fatto che uno non era d'accordo con il Duce, con il fascismo nelle sue dottrine antiumane. Va via soltanto per evitare lo spargimento di sangue e rimetterà piede soltanto dopo la caduta del fascismo nel 1943. Papà partì per primo clandestinamente nel 26 e noi dovemmo seguirlo, mia madre e noi due piccoli, in un carro di fieno, ci portarono alla stazione e di lì poi via via, naturalmente con documenti falsi, con nomi falsi, e mamma ci continuava a chiedere tu come ti chiami? Io mi ricordo che mi chiamavo Maria, io avevo allora 6 anni. Arrivammo a Parigi e fu naturalmente un'emozione enorme, una vita completamente diversa, una città grande e meravigliosa, la necessità di imparare la lingua. Ma la caratteristica del fatto che noi eravamo sempre insieme era una cosa proprio tipica della volontà e mentalità di nostro padre. Non si andava a tavola se non arrivava papà, lui poteva arrivare anche a mezzanotte, ma noi aspettavamo papà. E poi la nostra vita era molto modesta, di tutti i compagni che lavoravano allora a Parigi, soprattutto quelli che vivevano nell'illegalità. Papà lavorava clandestinamente nel centro est del Partito Comunista e si occupava del sindacato, cioè preparava il lavoro verso l'Italia. Purtroppo mia madre era sempre più malata. Lei è morta tra le sue braccia, ammalata di cuore, a Parigi. E lei un giorno mancò e per noi cominciò una vita molto più dura. E poi ci fu la partenza di papà per la Spagna, perché papà partecipò alla guerra di Spagna, a difesa della Repubblica Spagnola, e papà fece, credo, l'impossibile per venire a trovarci un giorno e fu una grandissima sorpresa. Con le delusioni che sono arrivate, quindi il rientro. Papà ebbe l'incarico allora di dirigere il quotidiano antifascista che si faceva a Parigi, che era La Voce degli Italiani. Che era l'organo dell'emigrazione italiana in Francia. Lì del resto incontrò Anita, che poi in seguito diventò la sua compagna. Una figura modesta, semplice, intelligente e capace, però senza il più piccolo tono. Aveva un amore intenso, ma era innamorata come si è innamorati di fronte a una figura eccezionale, con una forma di ammirazione incredibile. Rimasero separati per parecchio tempo. Lei in un campo di concentramento, di Vittorio, arrestato dai fascisti e dai tedeschi. Quindi il nuovo arresto nel 1941 in Francia, quando fu rimandato e mandato a Ventotene, e quindi la liberazione. Di Vittorio era un comunista, senza dubbio, e nel Partito Comunista si era internazionalisti. Ma Di Vittorio aveva un sentimento della patria molto forte. A Cerignola da Vittorio, manca se vanno a Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo? Manca che sì. Tutta manarsa abbracciata da Vittorio a baciarlo.
E c'è una gridanza, cantè, bandiera rossa, viva Giuseppe Di Vittorio, viva Togliate! Quindi ero un dinustro di Vittorio a Cirignano. Era questo il fatto di Vittorio. Papà, che poteva sopportare tutto per se stesso, naturalmente viveva con grande dolore le cose che ci riguardavano, quindi il fatto che io fossi in campo di concentramento, che Vindice fosse così gravemente ferito, insomma era un momento particolarmente difficile nella nostra vita. Vivevamo per la prima volta separati. Papà l'ho rivisto soltanto a Guerra di Liberazione avvenuta. Questo essere immediatamente a capo di tutto il movimento, in piena periodo di battaglie, di scioperi, eccetera, nel 1944 il patto di Roma. Per noi il patto di Roma fu una cosa enorme. L'ha inventato lui, l'ha inventato nel senso che bisognava mettere d'accordo i comunisti con i democristiani e con i socialisti. Il patto di Roma voleva dire questo: abbiamo opinioni diverse, ma siamo dello stesso sindacato. Arrivammo al sindacato unico non perché si mise a tavolino 5 o 6 personalità a stabilire un certo patto che prese poi il nome il patto di Roma. In realtà essa fu la logica conseguenza sia degli scioperi che si erano avuti nel marzo del 43 e sia dall'atmosfera che si era creata nei rapporti umani fra i commissari delle confederazioni. Di Vittorio, mondo comunista, il democristiano grande, e Bozzi, che poi fu fucilato alla storta proprio nei giorni dai tedeschi che si ritiravano. Quando si ricostituirà a Italia Liberata la CGIL unitaria, Di Vittorio sarà uno dei tre segretari generali della nuova CGIL. È venuto a parlarci l'onorevole Di Vittorio, segretario della CGIL, uno dei massimi esponenti della lotta impegnata da tutti gli italiani contro la speculazione, l'inflazione, il caro vita. Risanare la vita economica del paese, salvare la lira e dare un nuovo slancio alla produzione. Tutti possiamo e dobbiamo essere uniti. Per noi giovani questi rappresentavano delle colonne, un Di Vittorio che non aveva mai ceduto. Ebbe un ruolo importante alla Costituente. Mi fece dei discorsi e degli interventi importanti su alcuni articoli fondamentali della Costituzione. La rivendicazione dei diritti umani del lavoratore e all'Assemblea Costituente, articolo 40, il diritto di sciopero, dal codice che lo vedeva come reato al diritto di sciopero. Egli era un difensore intransigente del diritto di sciopero, ma nello stesso tempo sosteneva che ci sono scioperi giusti, scioperi sbagliati, scioperi buoni, scioperi cattivi e che i lavoratori devono fare gli scioperi che sono giusti nel loro stesso interesse. Non a caso la CGIL aveva proprio nel suo statuto, ai tempi di Vittorio, e ha conservato questa norma, la regola che nei servizi di interesse collettivo lo sciopero non può essere deciso senza il consenso della Confederazione. Cioè senza il consenso di quella struttura che resta il pilastro dell'idea del sindacato in Di Vittorio, quella in cui si realizza la solidarietà fra tutti i lavoratori di diverse professioni, di diversa collocazione nella società. Eravamo completamente diversi l'uno dall'altro, sia Trentin che Dama che io, però tutti e tre amavamo terribilmente la figura di Di Vittorio, eravamo verso di lui pieni di amore e di affetto e di ammirazione. Pur essendo diversissimi fra noi, questo spiega che c'era qualcosa di comune che andava oltre ciascuno di noi. Thank you.
certo punto, non solo De Gasperi, ma anche Scelba chiese a Di Vittorio che fosse lui poi ad annunciare la fine dello sciopero. E infatti Di Vittorio andò alla radio poi, però nel movimento sindacale la questione si pose con molta durezza, fino alla rottura. Di Vittorio cerca di evitare la scissione e quando non può più evitarla non si rassegna a considerarla persa per sempre. Di Vittorio infatti dirà subito dopo la scissione: da domani ricominciamo a lavorare per l'unità. Fece degli appelli accurati e aveva un volto straziato perché capiva che c'era una lacerazione. Lui era stato l'uomo dell'unità sindacale. C'era una parte dei membri del nostro comitato direttivo i quali invece avevano una faccia soddisfatta. Io espressi a lui privatamente prima il mio sollievo perché finalmente avremmo potuto più liberamente, senza troppi compromessi, prendere la nostra strada. E mi ricordo che lui intervenne nel comitato esecutivo della CGIL replicando duramente a quelli che in quella riunione sostennero la stessa tesi. E poi in privato mi ammonì della mia posizione dicendo che io non sapevo quali sarebbero state le sciagure che avrebbero colpito inevitabilmente il movimento sindacale e i lavoratori per effetto di quella scissione. Gli diceva che quando i lavoratori si dividono ci sono sempre conseguenze negative per tutti, indipendentemente da chi abbia ragione, da chi abbia torto, da chi è più forte, da chi è meno forte. Alla fine ci si ritrova tutti più deboli e più nudi. Di Vittorio fu sempre presente anche nelle battaglie degli artisti, per esempio quella del cinema italiano. Memorabile fu il suo appassionato discorso a Piazza del Popolo e davanti a una platea, una massa di lavoratori del cinema e dello spettacolo, nomi famosi come quelli di Anna Magnani, di Gino Cervi, di Sica, fino alla Maestranza. Di Vittorio fece un discorso lucido di chi capiva bene i nostri problemi, non era solo una presenza demagogica, ma fu una presenza cosciente e costruttiva. Hai capito a me? Allora quello prendeva parte di tutti gli operai, non solamente dei contadini, tutti coloro che erano operai, un direttore di banca, diciamo, un professore di scuola, chi ti fa di qui di pigliai, parte diciamo tutti dei lavoratori, hai capito a me? Tengo del resto a riaffermare ancora una volta che gli statali, che in generale gente colta e riflessiva, hanno dato molte prove di spirito di conciliazione e di moderazione. La loro causa è giusta, è la causa del pane delle loro creature e della tranquillità delle loro famiglie. Perciò la Confederazione Generale Italiana del Lavoro difenderà questa causa con tutte le sue forze, fino al successo finale. In questi anni si sono consolidati delle conquiste importanti. La democrazia che è entrata in molti luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel settore privato. I limiti oltre i quali non può andare nessun datore di lavoro, perché c'è una sfera di diritti individuali che nessuno fortunatamente deve toccare. E ci sono tanti tentativi di far tornare indietro dalle conquiste avute milioni di persone. Magari proprio scaricando sui più giovani, le giovani generazioni con la precarietà del lavoro o gli immigrati, gli unici disposti a fare dei lavori umili che nessun italiano oggi vuole più fare, quelle condizioni che ci riportano al tempo di uno sfruttamento senza equilibrio. Pensiamo ai vecchi lavoratori e alle vecchie lavoratrici senza pensione, molti dei quali sono ridotti in uno stato di vero abbandono. Pensiamo ai pensionati della previdenza sociale, per la maggior parte dei quali la pensione è al di sotto dei bisogni più elementari, per cui soffrono le più gravi privazioni dopo una vita di onesto lavoro. Queste piaghe doloranti della nostra società nazionale non vengono guarite perché non sono avviati a seria soluzione i problemi vitali del potenziamento dell'industria, dello sviluppo della nostra agricoltura, dei trasporti e dell'edilizia popolare, mediante il pieno impiego dei disoccupati,
nella utilizzazione razionale di tutte le possibilità di lavoro produttivo, atto ad aumentare la produzione e il reddito, nella linea del piano del lavoro proposto dalla CGIL al Paese. Fu un'idea interessante perché egli propose una politica del governo. Era nel momento in cui il Partito Comunista era fuori dal governo e il sindacato era trattato molto male dai padroni e dal governo. In un'Italia arretrata, in un'Italia devastata dalla guerra, in un'Italia impoverita. Di Vittorio propose il piano del lavoro, al quale io partecipai molto attivamente, che consisteva per l'appunto nel proporre alcune idee fondamentali di sviluppo. Investimenti pubblici e trasformazioni agrarie tali da poter, diciamo così, dare una spinta allo sviluppo complessivo di tutto il paese. Che non erano poi delle idee completamente originali, erano delle idee di buon senso e di collaborazione. La rabbia antica, forte e radicata dei braccianti e dei contadini, ebbe dell'esplosione. Bisognava dargli uno sbocco. E lo sbocco venne trovata appunto nella ricerca immediata del lavoro, nella lotta per la terra, e venne trovata anche però dando una prospettiva, cioè non solo puntando sull'oggi, per dirgli: badate che se noi non trasformiamo l'Italia, non modernizziamo l'agricoltura, se restiamo nei vecchi parametri, non c'è speranza per il Mezzogiorno. Io per esempio ero una figlia di uno di quelli che aveva avuto un ettaro di terra, e per me, anche se andavo io a dare una mano a mio padre per coltivare questo ettaro di terra, era un sollievo. E non dimentico mai che quando io mi sono sposata il 1947, una parte del ricavato, perché era mezzatria con Pavoncelli, una parte di quei soldi servirono al mio matrimonio per comprarmi la camera da letto e qualche altra cosa che occorreva per fare, insomma, per sposarmi. Se non ci fosse stata la grande lotta per la riforma agraria nel Mezzogiorno, non avremmo avuto la modernizzazione dell'Italia e del capitalismo italiano. Di Vittorio, all'invuore della sua umanità, ha avuto una capacità di far capire, di convincere agli altri, agli agrari, di cedere qualche cosa, perché voi, così come andate avanti, non potete sempre marciare dritto. Qualcosa, qualche granello, lo dovete lasciare. Iniziano le azioni repressive dello Stato violente, Di Vittorio ha la grande intuizione politica di ribadire con forza che la Costituzione è l'orizzonte dentro il quale si muove non solo il mondo del lavoro, ma si deve muovere la Repubblica italiana, il governo italiano. Ecco il collegamento che porta nel 1952 Di Vittorio a ipotizzare uno statuto dei diritti dei lavoratori nelle fabbriche come naturale estensione dei principi democratici della Costituzione basati sul lavoro, anche laddove il lavoro viveva e agiva, cioè appunto nelle aziende. In tutti i casi io mi auguro che siano in primo luogo discussi i problemi di applicazione delle norme costituzionali, dei quali il Paese attende la soluzione da molto tempo, e che siano invece accantonati i problemi che possono inasprire i contrasti e quindi determinare conflitti nel Paese. Per esempio, la legge sindacale. Nella sua idea, in sostanza, la contrattazione collettiva doveva difendere la dignità e la tutela dei lavoratori in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, a livello nazionale e a livello del luogo di lavoro,
e contemporaneamente c'era bisogno di avere una carta di diritti che, oltre la contrattazione e come base della contrattazione, riconoscesse ad ogni lavoratore una dote di diritti che non poteva essere violata da parte di nessuno. Allora andiamo a Pino Dottore, Peppe, che cosa abbiamo a fare? Non abbiamo stato atteggi al lavoro, leggo al paghetto. Calma faccio, calma calma, ho fatto io. Peppe Dottore c'ho occupato a fogli vacanti, e sono occupato a fogli che. E allora Peppe Dottore è stato figlio di lavoratore, da connato, e figlio di lavoratore, è sempre, lavoratore è stato sempre, che è appunto la vita sua. E ho calcolato che cosa vuol dire? E calcolavo tutta. E che noi, Peppe Dottore, che ci c'ho manca la testa. Camarati, amici, deleghe e ambite. Mio padre poi divenne presidente della Federazione Sindacale Mondiale e ci furono naturalmente tutte le battaglie democratiche che il sindacato ha condotto durante tutti quegli anni. Aspirazione del progresso e del perché la gente fuori nella festa. Roma, alla CGL Bureau della Federazione Sindacale Mondiale. Con Di Vittorio il presidente Deakin, Ross del CIO America, Coopers Europa Settentrionale, Chu Asia, Ken Hill Giamaica, James Carey segretario CIO. Più di 80 milioni di lavoratori sono qui rappresentati. A Roma il sole lavora la mattina del 1° maggio, mentre gli altri lavoratori in festa affluiscono con le bandiere verso Piazza del Popolo. I delegati della Federazione Mondiale li salutano a nome dei lavoratori degli altri paesi. Il 1° maggio è anche la giornata in cui si fa il bilancio delle conquiste realizzate dai lavoratori nella loro irresistibile marcia ascensionale. Nonostante i miglioramenti strappati al grande padronato in qualche settore, i salari e gli stipendi dei lavoratori italiani di tutti i settori sono troppo bassi e perciò troppo basso permane il livello medio di vita del nostro popolo. Alla fine è successo che il sindacato si era burocratizzato, ci eravamo staccati dai lavoratori. Evidentemente c'era in quella vicenda anche qualche cosa che esprimeva un ritardo grave del sindacato che era diretto da lui e di cui lui era un esponente molto forte. Però mi sembra che lui ebbe la grande qualità di aprire, di dare la via libera alla discussione e alla ricerca critica. E direi che in questo modo aprì anche la strada poi alla formazione di un nuovo gruppo dirigente. Noi ritornammo alla fabbrica. Comprendemmo che bisognava capire che cosa pensavano seriamente i lavoratori. Quella era l'unica cosa, non cosa pensavano i capi, cosa pensavano i lavoratori. Quello fu la riforma della CGL. Di Vittorio fu un personaggio decisivo nel correggere la nostra posizione. Noi abbiamo da poco ricordato quell'anniversario del 56 in cui i carri armati di Mosca entrarono a soffocare la rivolta degli operai di Budapest. Di Vittorio e la CGL presero una posizione che era quella giusta, coraggiosa, difficile, che fu anche poco capita all'interno di una parte della CGL. Egli prese una posizione a favore dei lavoratori e della difesa dei lavoratori e della loro autonomia, e questo fu un grande gesto. Tra i carri armati e gli operai scelse con il grosso della CGL di stare da parte degli operai, tra la dittatura e la libertà di stare con la libertà, tra l'assolutismo e la democrazia di stare con la democrazia. Non puoi dire che cosa era
era più o meno era più comunista o meno comunista di un altro. Lui era di Vittorio. Scelba mi raccontò che quando c'erano delle grosse manifestazioni, il dialogo telefonico fra lui e Di Vittorio era un fatto normale. Si trovavano a discutere, a parlare insieme per lavorare insieme. Mi parve una cosa splendida e mi sembra ancora più grandiosa oggi che è così lontana da questa realtà. L'insegnamento di un uomo che ha avuto come bussola della sua vita essenzialmente il mondo del lavoro, guardato in rapporto all'interesse generale del paese. Ecco il punto. Quello che Di Vittorio mi ha insegnato è stato questo, che si può essere fedele alle proprie idee e nello stesso tempo rispettare le idee degli altri. Questo è stato un insegnamento preziosissimo e questo certamente spiegherebbe la ragione che ho sempre considerato in Di Vittorio un mio maestro di politica. Devo dire forse il solo maestro di politica che ho aggiunto. E cioè Vittorio, con la sua solida intelligenza, aveva colto che Di Vittorio non è un leader sindacale in senso stretto, ma è tout court un leader politico. Io aggiungerei che è un leader politico della libertà, e questa è, a mio giudizio, la qualità politica di Di Vittorio. La politica come valore. Se tu alla base della politica ci poni il lavoro e alla base del lavoro ci poni la liberazione dalla fatica, dallo sfruttamento, dalla miseria, tu hai fornito un valore di riferimento che fa appunto di Di Vittorio un punto fermo nella storia politica e culturale del Novecento. Da questa altissima funzione del lavoro deriva il diritto di tutti i lavoratori a liberarsi dall'attuale situazione di disagio e di miseria, dalla permanente incertezza di vita, dalla perpetua minaccia della disoccupazione e ad elevarsi a una condizione sociale e umana più giusta. In questa prospettiva di progresso sociale e nazionale, i lavoratori italiani manifestano il 1° maggio per l'aumento dei salari e degli stipendi nelle singole aziende o complessi, per la settimana di 40 ore, per la giusta causa permanente nei contratti agrari, per elevare le pensioni della previdenza sociale a lire 10.000 mensili e per un assegno mensile ai vecchi senza pensione, secondo le due proposte di legge avanzate dalla CGIL. Unitevi, lavoratori d'Italia, senza distinzione di correnti, difendete l'unità e i poteri delle vostre commissioni interne, rafforzate la vostra Confederazione Generale del Lavoro, viva l'unità e la solidarietà internazionale dei lavoratori, viva il 1° maggio! Ma questa è proprio l'azione del sindacato, che non deve mai considerare conclusa un obiettivo anche quando viene raggiunto. È una tensione, un andare, un viaggiare, un lottare, un fare. In fondo il sindacato define degli obiettivi che si concretizzano nell'essere capace giorno dopo giorno di continuare ad agire. Io e Di Vittorio non eravamo amici, eravamo dei compagni. Io gli ho voluto un bene dell'anima. E l'ho amato per questo, l'ho seguito molto. Sono molto contento di aver lavorato con lui. Giustammo la corona, preparammo la macchina, se puoi immaginare che si può provare. È il nudo che ti resta. Che non ti faccio facilmente. Io sono stato come ogni mattina in chiesa stamattina e alla messa starei per dire che ho pensato e ho pregato soltanto pensando a Di Vittorio. Dicevo, devo andare a parlare di te. Allora io ero giovane, tu mi avrai visto nella mischia degli altri, forse non mi avrai neanche distinto. E mi tornavano questi pensieri, soprattutto quando lui persino impediva che la CGIL gli desse rimborsi di viaggio, perché non voleva pesare su nulla. Mi sono permesso anche di contare le corone. 120 corone
120 corone e una ottantina di cuscini. È stato straordinario con noi bambini. Era questo non solo con i bambini, ma in generale. Era molto generoso del suo tempo. E gli piacevano le triglie fritte. Me lo diceva prima. E si mangiava con le mani. Quando ho appreso la morte di Vittorio, per me, io ancora oggi mi commuovo, perché per me fu veramente un dolore incredibile, un dolore di un uomo a cui volevo molto bene anche, perché era un uomo generoso, un uomo che è stato gran parte della vita dell'Italia, ma anche della mia vita. La gente sapeva che di Vittorio si poteva fidare. Lo volevano bene pure le pietre, non sa come ha fatto a morire. Ha crepato la vena aorta del collo, quella è stata la morte sua. Se no non muore. Se no non muore.